un ulteriore tassello della sistematica operazione di cambiamento che stiamo cercando di attuare nel nostro paese e che sta rispettando tutte le scadenze che ci siamo autoimposti con grande determinazione per arrivare all'appuntamento di oggi, o meglio, del mese di aprile, quindi l'ultimo giorno utile, con la proposta che il Presidente del Consiglio, che il Ministro Madia, che il Governo intende fare sul tema della riforma della pubblica amministrazione. Se avessimo presentato oggi il disegno di legge delega e il decreto conseguente, avremmo avuto immediatamente le polemiche e le contestazioni di un atto tipico della campagna elettorale. Le due considerazioni, il bisogno di coinvolgere le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione e il tentativo di togliere questa discussione dalla campagna elettorale, come avete visto è una questione che già si è posta per le riforme costituzionali, che come avete visto andranno in fase di votazione finale in prima lettura dopo il passaggio elettorale, non prima, onde evitare che qualcuno possa dire che la riforma costituzionale è un successo dell'uno piuttosto che dell'altro, ci portano a fare una discussione di metodo di questo genere. Noi offriamo l'attenzione di tutti coloro i quali lavorano dentro la pubblica amministrazione le tre linee di indirizzo e determinati interventi concreti. Quindi abbiamo scelto di aprire la discussione per 30 giorni anziché per 20 giorni e il provvedimento in Consiglio dei Ministri sarà fatto venerdì 13 giugno. Parte una lettera a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. I tre punti sono: uno, sul capitale umano, e vengo poi a concretizzare e a definire le proposte che noi inseriamo nella discussione. Due, tagli agli sprechi e alla razionalizzazione dell'amministrazione, il cosiddetto Sforbice Italia. Tre, gli open data come strumento di trasparenza, digitalizzazione dei servizi e innovazione. Allora, la lettera che cosa dice? Il tema è: nel metodo non si fanno le riforme della pubblica amministrazione insultando i lavoratori pubblici, quindi vi coinvolgiamo. Nel merito, ecco le nostre idee concrete. Il cambiamento comincia dalle persone. Le innovazioni strutturali partono dalla programmazione strategica dei fabbisogni, ricambio generazionale, maggiore mobilità, mercato del lavoro nella dirigenza, misurazione reale dei risultati, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, asili nido nelle pubbliche amministrazioni. La lettera si conclude con scritto: se l'impianto vi convince, aiutateci a capire come, in che forma, evidenziate quali progetti vi sembrano più realizzabili e quali vi sembrano quelli su cui è maggiore il disaccordo. Sarà per noi importante leggere le vostre considerazioni, le vostre proposte, le vostre critiche. Scriveteci all'indirizzo rivoluzione@governo.it. La consultazione, qualcosa, sto cercando di fare quello molto istituzionale, però qualcosa la Madia mi è stata costretta a concedermela, tutto il resto è stato attentamente verificato. Dal 30 aprile al 30 maggio la consultazione, il 13 giugno i provvedimenti in Consiglio dei Ministri.